Oh, non ci posso credere. Oh, cara Flora, ci manchi tanto a casa. E Federico, non so, è un idiota e non lo sopportiamo Oh, più. Maya, No. tesoro, grazie. Bene, adesso vado. Ti riguarderai. Io ho sempre cura di me. Mi aiutano le mie Ecco qua. fatine, ho i miei amuletti. Baci! Ciao. Ciao! Flora. Cosa? Veramente, Franco sarebbe dovuto venire ieri, ma poi non si è visto. Stai scherzando? Forse è No, tornato a combattere, no, avvertiamo no. Federico. Oggi deve Ma che sposarsi, mi rimani importa se qua. si sposa? Dobbiamo Ascolta, dirglielo, vieni è qua. pericoloso! Tutto, porti andare a quella villa, eh? Forza, ragazzi, poggiate tutto là. Ecco. Fatto. Cos'è, un barbecue di benvenuto? Pronti? Perché non la finite con questa storia? Mi sto scocciando, Dai. che devo fare? Buona fortuna. Buona fortuna? Come buona fortuna? Qual è la prova? Com'è la prova? Che devo fare? Aspetta, che devo fare? Ehi! Allora, è tutto pronto? Certo, devo liberarmi ad ogni costo! Dicevi? Ma voi due siete sicure che funzionerà? Sì, sicuro. Con una goccia di candeggina neanche una pianta si salva. E ragazzi, a ripensarci, mi dispiace per le povere piante. Ragazza, smettila con i sentimentalismi, quei fieri hanno già i minuti contati. Occupatevi di questo. Io intanto vado a liberare le mie formiche viaggiatrici. Perfetto, che prevede la fase 2? Il colorante che tinge i denti di blu. Bene, adesso è il momento di mettere i vermi sulla torta. Vi immaginate quando quei vermi inizieranno a muoversi tra i loro denti e gli finiranno in gola? Sopra, sopra. Bene, ragazzi, fase 3. Riempiamo tutti i tramezzini con del fango sciolto. Forse c'era anche qualcos'altro. Ciao, bambini, come sta? Oh. Perché avete quella faccia da bricconcelli presi sul fatto? Cosa fate? Ecco, veramente, stiamo sabotando tutto il cibo del matrimonio di Delfina. E gli invitati sputeranno anche i polmoni, vedrete. Guarda, impara come no, si fa, vedi? No, fermatevi, bambini, ma che cosa state facendo? Questo è inutile, lui la sposerà lo stesso e vivranno insieme. Ma se noi eliminiamo la strega, Federico resterà tutto per te. Roberta, le cose non sono facili come in una favola, questa è vita reale. Sì, comunque, Florenza, nessuno ti ha chiesto di venire, no, quindi dacci il sangue. Cos'hai combinato, Florencia? Non è proprio come sembra. È esattamente come sembra. No, no, io... come ti No, no, glielo spiego io! No, 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 adesso andate via perché devo parlare in privato con Federico. Perché? No! Via, subito, no, mi avete già ficcato in un bel... pasticcio. Allora, io stavo solo allora, cercando niente. Di mettere un po' Non a posto... cercate niente, chiudi la bocca. Ora chiudi la bocca. Lo so che stai male, anche io sto male, ma non posso assolutamente permettere che tu venga, entri in questa casa e... dammelo! E cerchi di boicottare il mio matrimonio. Ma che stai dicendo? Non voglio sabotare il tuo matrimonio, anche se avevo la pistola fumante. Non significa che io sia una criminale. Voglio solo parlarti di Franco. Smetti di mentire almeno una volta nella tua vita. Ma non è vero che sto mentendo, insomma. Franco si è cacciato in un guaio enorme e temo che le mie fatine non potranno proteggerlo. Sono venuta qui a parlarti di tuo fratello, ma è molto più facile darmi addosso che starmi a sentire. No, no, è più facile trovare delle scuse continuamente. Non sto inventando nessuna scusa, sei proprio testardo. Adesso ti lascio l'indirizzo dove troverai Franco. Se ci tieni, vai a salvarlo, sempre che non sia troppo tardi. Ti giuro che non ce la faccio più, non ce la faccio più. Ho sorpreso Florencia mentre stava cercando di rovinare il cibo, da non crederci. No, beh, veramente, io penso che le donne di questa casa sono sempre più pazze. Delfina che ti segue ovunque tu vada. Florencia che compare senza avvisarti. Sì. A proposito... Federico! Vai, adesso vai. No, andiamo, andiamo. Dai, non posso. Amore mio. Cosa? Tesoro, stai bene? Sì. Niente, ti disturbo un momento per dirti che sarò molto occupata da qui a questa sera perché vengono il truccatore, la sarta, il parrucchiere e così via. Non voglio che ti preoccupi, starò bene, ok? Bene. Ci vediamo.
Che ti succede? Cosa fai? Sei impazzito! Perché non pensi, santo cielo, Federico è nello studio? Che cosa volevi fare? Oggi sono la sposa in questa casa! Scusatemi tanto, ma io so quello che ho visto. Ho visto Pedro mentre ti dava un bacio appassionato. Sì, sì, mammina, quel pazzo maniaco. Se ci penso mi viene da vomitare. Mi ha baciato, mammina, mi ha baciato il giorno del mio matrimonio, è orribile. Guarda, mia cara, che non ti credo. Io già sospettavo qualcosa da non crederci. Fare questo al padrone, da non crederci. Per favore, a quali schifezze stai pensando? Piccolo amore mio, tesoruccio, ma su dai. Questo è il tuo gran giorno. Come puoi preoccuparti delle fantasie di questa palla di grasso? E tu dimmi, come puoi pensare che mia figlia, la mia principessina, uscirebbe con uno chauffeur? E perché no? Basta vedere da chi ha preso. Quindi qualcuno avrà un problema. Senti, Beba. Bebina, tu sei la zia, la zietta di Delfina. Ed hai la possibilità di dimostrarlo. Per favore, ti prego, ti imploro. Non puoi rovinare il futuro di questa povera creatura. Oh, guardala. Sì, è chiaro. Certo che pensate al futuro. Bancario. Per oggi sto zitta. Ma sia chiaro, devono finire tutti i maltrattamenti a Beba. Tutti i maltrattamenti al personale, ai ragazzi. E soprattutto devi finirla con Pedro. Altrimenti vado a riferire tutto quanto al padrone, hai capito? Ma chi credi di essere per minacciarmi? Dimmelo! Se vuoi andare, vai, vai! E in 2 minuti ti avrò rimandata nel fango da cui sei venuta! E tu mi seguirai a ruota, megera dalla parrucca platinata in broglione, brutta chiacchierona in posto! Finisci la stupida! Bastone farcito! Che cosa ti hanno fatto? Cosa fai, Flor? Vattene! Adesso ti slego. Ma tu sei matta? Vattene, ti vedranno e peggioreremo le cose. Flor, vattene! Vattene, pericoloso, sul serio, vattene! Volete proprio complicare le cose, Lei non sa niente, non c'entra niente, davvero. No, sul serio, lasciatela andare. Sul serio. Sì, ce ne andiamo insieme e dimentichiamo tutto quello che è successo. Prendetela. Non è successo niente. No, lasciatela, per favore. No, non fatemi lasciatela, questo. Lasciatela, non c'entra niente. Non sono venuta da sola. Guardate che sta arrivando la polizia, I pompieri, i soldati e a cavallo. E tappatele la bocca. Fatela stare zitta, è insopportabile, legatela. Andiamo. Franco, tranquillo, mi hanno legato le mani, ma posso usare la bocca. Adesso parliamo, respiriamo e ci rilassiamo con me. Fuori tutto, dai, resisti, dai, Franco! Che fortuna che Rick ha lo stesso gusto della principessa Maxima, no? Oh, sì, è bello, fantastico, è fantastico, grazie. Allora, sei riuscita a zittire quella cicciona impicciona? Sì, ma certo, non permetterò che una bestia analfabeta ci metta in pericolo, piccola mia. Bene, mammina. Cos'è? Cosa sarà? Non lo so. Il campanello, stupida. La cicciona mi ha confusa. Chi sarà, santo cielo? Forse sarà un fornitore. Buongiorno. Che faccio contenta per il ritorno della nonnina. Ma guarda che bel pancino. Ma che sorpresa. Oh, santo cielo, questo cos'è? Chi ha avuto questo cattivo gusto? Oh, ma cosa può saperne lei, Nilda, del buon gusto e della moda? Sì, nonnina, è una creazione di Rick Champagnier, per favore. È la stessa cosa che è stata fatta per il matrimonio della principessa Maxima. Cara Delfina, per favore, ma se la mia migliore amica Carlotta Rattenberg mi ha mostrato le foto di quel matrimonio, ti assicuro che neanche il porcile reale è così brutto. Perché sei così cattiva? Che bestia. Fermati, piccola mia, tesoruccio. Nilda, che bello rivederla. No, non potevo mancare all'avvenimento. Sì, appena in tempo per il matrimonio. Sì, prego. Sì, non me lo volevo perdere. Ma chi ha pensato a questo allestimento tanto? Non lo so, però a quanto pare sembra che sia molto alla moda o qualcosa così. Oh,